L'Alta Irpinia non molla e prova ad essere responsabile ed unita nella battaglia contro il coronavirus. I comuni sono isolati ed in molti casi ci sono segnaletica ed altro a far capire che le indicazioni del governo e del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca vanno rispettate senza se e senza ma. A Bisaccia i tre punti di ingresso al paese sono segnalati con transenne e divieti di accesso che però, come ha spiegato telefonicamente il comandante della Polizia Municipale Gerardo Rollo, sono un deterrente per ricordare a chiunque qual è l'attuale situazione. Per quanto riguarda la situazione a Bisaccia possiamo dire che è abbastanza tranquilla, in quanto non ci sono al momento segnalazioni di positività al coronavirus, e quindi questo ce lo auguriamo per tutti quanti e anche per noi. Per ciò che concerne le transenne messe all'ingresso del paese, queste transenne vogliono dire di restare a casa, come tutti quanti dovremmo fare, chi lo può fare. Naturalmente non è una chiusura, quindi una chiusura invalicabile, ma giusto un deterrente per evitare il continuo via vai di persone che magari poco informate o che prendono alla leggera il fenomeno. I controlli si stanno effettuando unitamente alla locale stazione Carabinieri, quindi su indicazione della questura, e le persone reagiscono in maniera abbastanza corretta, nel senso che stanno uscendo per reali necessità, non ci sono persone che girovagano in maniera senza motivo. L'attività del centro operativo comunale è al pieno della sua funzionalità, tutte le componenti sono attive, ognuno sta facendo la sua parte con diligenza e con responsabilità soprattutto, per cui ci auguriamo di portare avanti un discorso iniziato bene e speriamo finisca meglio.